Good morning ragazzi, io sono Fabri e benvenuti ad un nuovo gameplay su FCHM Tech. Questo è un gran giorno perché è il giorno di Star Wars Battlefront e finalmente dopo un sacco di tempo siamo riusciti a scaricare la beta. Quindi proverò tutte le modalità e vi dirò anche le mie impressioni. Mi raccomando, controllate il canale per vedere gli altri video che farò sempre sulla beta. Scusatemi questa voce, però sono veramente raffreddato, quindi... Ok ragazzi, si ricomincia. Tra l'altro direi veramente veramente bella questa icona con il riflesso dei ribelli nell'occhio dello Stormtrooper. In realtà avrei dovuto farlo con i miei amici Alessandro e Mattia, però per questa prima parte ho deciso di iniziare senza di loro perché l'hype era troppo grande. Allora, è possibile fare il multiplayer o le missioni. Multiplayer, ci sono in realtà queste sette modalità, ma sono sbloccate solo le prime due, Drop Zone e World Cross Out. Quindi per prima cosa guarderemo Drop Zone e nel prossimo video guarderemo Walker Assault, che permette di giocare fino in 40 giocatori, quindi deve essere davvero bello. Ok, questo Drop Zone è ambientato su Sallust, è un pianeta vulcanico con molte rocce, sembra veramente bello. Ok, questa volta siamo dei ribelli. Praticamente c'è la possibilità, come vedete in basso a sinistra, di fare punti, di migliorare, e io ho già giocato un po'. Praticamente si possono mettere fino a 3 potenziamenti che si sbloccano con le carte. Quindi ci sono torattore termico, fucile da cecchino che ha solo un colpo, colpo ionico che va bene contro i veicoli, scudo personale, jetpack, granata ionica, e si possono poi equipaggiare in questo modo. Come vedremo poi ci sarà la possibilità anche di cambiare armi, ad esempio proviamo questa DH-17, no, non ho abbastanza crediti. Poi c'è questo fucile che dovrebbe essere un fucile di precisione, credo, e questo è il blaster normale, questo invece è quello dei ribelli. Ci sarà poi anche la possibilità di personalizzare tutti gli abiti, però non è disponibile nella beta. Quindi non perdiamo tempo e proviamola. Ok, l'ambientazione sembra davvero bella con... Wow, ragazzi, vi posso assicurare, non so se avete avuto modo di provarla, che è davvero fluida. Veramente veramente fluida. Ok, Drop Zone sostanzialmente è catturare il punto di controllo. Okay, stavo colpendo un amico. Praticamente prendendo questi gettoni si sbloccano le varie abilità. Ok, quello era un bombardamento orbitale. Quindi dobbiamo andare a conquistare l'escape pod che è caduto. Però ci saranno sicuramente dei nemici. La meccanica è molto semplice. Chi conquista il punto di controllo prende i punti. Poi ovviamente ci sono i punti per le uccisioni. Però vedete che non è semplice perché, ad esempio, cavolo, c'è anche il sole, quindi potreste trovarvi in una situazione col sole negli occhi che non è facile. Comunque la grafica è veramente fluidissima. Non vorrei dire una cavolata, ma secondo me i 60 frame si stanno raggiungendo pian piano. Fai! Yeah! Oh no! Comunque l'ambientazione è veramente bella. Detonatore! Ma no! Ok, stiamo perdendo alla grande, ragazzi. No, l'abbiamo perso. Ed ecco, guarda.
veramente la vita. No, ma dai, da dietro. Ok, ragazzi, sono scarsissimo. Torretta automatica. Comunque è tutto qui, sinceramente ho già giocato, ma questa è la terza volta che la provo. Mi ha già stufato questa modalità. Ed è sinceramente un po' il problema che ho con questo gioco. Grafica e tutto è veramente spettacolare, giocabilità. Ho paura che però le modalità, dopo che sono state fatte una decina di volte, diventino noiose. Ok, comunque abbiamo perso. Come vi dicevo, praticamente i punti si fanno conquistando gli obiettivi. Sinceramente, secondo me ci sono modalità più belle. Quindi mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividete se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e andate a controllare gli altri video sulle altre modalità. Faremo l'attacco di Hoth, che si può fare sia da parte dei ribelli e sia da parte degli Stormtrooper. Quello probabilmente lo farò oggi pomeriggio. E poi ci sarà la modalità di sopravvivenza. Ci vediamo in the next one. Ciao!